sono già entrata nella mia piattaforma, quello che vi dico di fare, quello che vi consiglio di fare è sicuramente di andare in altri servizi, andare nella gestione allegati, vai al servizio, avanti, Allora, ecco, avanti. Vabbè. vai avanti. Allora, inserisci, qui andate, quindi prima dovete prendere tutti gli allegati, quindi gli allegati che vi ho fatto vedere che sono nella nostra pagina, li potete prima, diciamo, li dovete prima compilare, non c'è bisogno di scannerizzarli, li potete inserire anche in formato Word, quindi senza la vostra firma e senza neanche la data. Perché? Perché farà riferimento, essendo una modalità, di entrata in istanze online con uno SPID, che quindi è un'identità digitale certificata, quindi è come questo va a vallare che l'abbiate inserito voi e quindi non c'è possibilità di nessun tipo di trucco o inganno. Quindi cosa fate? Andate su Inserisci, andate a prendere un file, adesso prenderò un qualsiasi file, lo andate a nominare. Dichiarazione servizi, per esempio, oppure esigenze di famiglia, per esempio, esigenze di famiglia. Confermate. Per fortuna non c'è più bisogno del codice personale. Come vedete, lo trovate negli allegati e qui inserirete tutti gli allegati che servono e poi, mentre facciamo la domanda, vedrete quelli che servono. Adesso io, Andrea, torno indietro. Eh Quando sì. vado a produrre la mia domanda, a un certo punto ti chiederò di oscurare lo schermo perché ci sono i miei dati sensibili. Diciamo che i miei dati ormai sono poco sensibili perché ce li hanno un po' tutti, Ma però è questo bene che voi li il oscuriate. sistema è sensibile, il sistema è sensibile. Ok, allora vai alla compilazione. Adesso ti chiedo di oscurare perché usciranno i miei dati riferiti a me, ok? Dimmi, dammi Vai, vai. l'ok. Vai, vai. Avanti. Ok, poi possiamo riprendere. Perfetto. Allora, come vedi, io sono una docente di scuola primaria, quindi nel mio caso chiedo trasferimento per la scuola primaria. Quindi che cosa chiedo? Sono in una scuola, ho scoperto adesso che la mia scuola non si chiama più come si chiamava un tempo, ma si chiama in un altro modo perché è stata dimensionata e mi è stato un colpo al cuore stamattina. E quindi trasferimento per la scuola primaria inserisco. Come vedete, ci sono varie sezioni. La prima sezione riguarda l'anzianità di servizio. E utilizziamo ogni punto in modo da chiarire qualsiasi tipo di perplessità. Nel punto 1 io andrò a dichiarare tutti gli anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza. Io sono, diciamo che ho 7 anni di ruolo nella scuola primaria, ne ho molti di più, però facciamo un esempio, 7 anni, inserisco questi 7 in questo campo. Il sistema cosa farà? Mi moltiplicherà questo numero 7 per 6, quindi ogni anno di ruolo mi vale 6 punti, 6 per 7, 42, mi dovrei trovare per questo punto 42. Poi abbiamo un'anzianità derivante da numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza. Quindi, se per esempio io avessi prestato servizio nella scuola dell'infanzia prima di diventare di ruolo nella scuola primaria, immaginiamo due, dovrei mettere questa mia condizione, quindi di aver prestato servizio di ruolo in un altro tipo di scuola, quindi nella scuola dell'infanzia, lo metterei qui, dovrei mettere 2. Invece in questo punto che cosa inseriamo? Inseriamo gli eventuali anni
di retroattività giuridica non coperta da effettivo servizio. Perché li metto qui? Perché mentre gli anni prestati di ruolo, quindi quelli del punto 1, e gli anni prestati in un altro tipo di ruolo mi valgono 6 punti, la retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio ha un peso ponderale diverso, ha un peso di 3 punti. Mentre se io avessi una retroattività giuridica con copertura di servizio, non andrei a inserirla qui, ma la andrei a inserire o qui, perché significa che ho lavorato in quell'anno, anche se non ero ancora di ruolo a tutti gli effetti, ma avevo una decorrenza giuridica, quell'anno è stato coperto da servizio. Attenzione! Quali anni valgono? Valgono quelli di 180 giorni o quelli che ho compiuto dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini? E quindi se io ho chiesto un'aspettativa non retribuita, non posso dire che quell'anno mi vale se non è di 180 giorni o se non rientra nella casistica dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini. Tutto quello che non è retribuito, a meno che non riguardi i congedi per i genitori, non valgono ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui, essendo io campana, vivo quotidianamente queste situazioni, nel caso in cui questi anni che io ho prestato, o tutti o parte di questi anni, li avessi prestati su una scuola di una piccola isola, tipo Ischia, tipo Capri o tipo Procida, anche qualora io avessi 7 anni e di questi 7 anni uno l'ho prestato sull'isola di Ischia, non dovrei mettere 7, ma dovrei mettere 8, perché l'anno sull'isola mi vale doppio. Naturalmente questa condizione va autocertificata nell'allegato di cui abbiamo parlato prima, anzianità di servizio, o anche come conosciuto come allegato di. Poi abbiamo numero complessivo di anni di servizio di preruolo. Attenzione, in questo campo i docenti che dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria, sono passati alla scuola secondaria di primo o secondo grado, di sempre di ruolo, quindi prima erano di ruolo nella scuola dell'infanzia o primaria, e adesso sono diventati docenti di scuola secondaria di primo o di secondo grado in seguito a passaggio di ruolo, dovranno inserire qui i loro anni di servizio prestati o nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, perché vengono considerati come anni di preruolo, però il peso ponderale, quindi la loro valenza, è sempre di 6 punti per la mobilità, cosa diversa invece per le graduatorie di istituto, ma questo è un altro discorso, magari ne parleremo in seguito. Questo punto invece riguarda i numeri di anni di servizio prestati in scuole di montagna, sia di ruolo sia di preruolo. Andiamo a questo punto riguarda il servizio prestato nelle scuole speciali o a indirizzo didattico differenziato, su classi differenziali o su posti di sostegno. Chi è che inserisce gli anni in questi campi? Guardate, sono ruolo, preruolo, altro ruolo, retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio. Inseriscono gli anni qui solo quei docenti che sono su sostegno e richiedono sostegno. Quindi inseriscono gli anni prestati sul sostegno, sia di ruolo che di preruolo, o su di altro ruolo, o su di retroattività giuridica, anche in questo punto, lo ripetono, ma soltanto se chiedono posti di sostegno, quindi se sono già sul sostegno e chiedono sostegno, oppure attualmente sono sul posto comune e richiedono, oltre al posto comune, anche posti sul sostegno, naturalmente avendone il titolo, perché ricordo che la condizione sine qua non per chiedere posti sul sostegno è avere il titolo di specializzazione per quello specifico grado.
numero anni di servizio di ruolo, almeno 3 prestati senza soluzione di continuità nel plesso di titolarità. Che cosa inserisco qui? Inserisco gli anni che ho prestato sempre nella stessa scuola dove attualmente sono titolare. Questi anni hanno un peso che è diverso e cambia. Se nell'ambito del quinquennio, quindi nei primi 5 anni, la continuità mi vale 2 punti per ogni anno. Se invece oltre il quinquennio, questa continuità mi vale 3 punti per anno. Quindi, siccome ho scritto 7, diciamo, immaginiamo che io abbia di questi 7 anni, di cui uno era sull'isola, quindi per questo ho messo 8, 5 anni prestati sempre nella mia scuola. Quindi il sistema mi calcolerà il punteggio per la continuità. Siccome sono 5, vi ricordo che l'anno in corso non vale, quindi non va inserito l'anno in corso, né prima negli anni di ruolo, né adesso nella questione della continuità. Quindi nel primo quinquennio il sistema mi valuterà questi 5 anni, 2 per 5, 10. Questi altri punti, anni di servizio come specialista per l'insegnamento della lingua straniera e il numero anni di servizio di ruolo prestati come specializzato, come specialista, li trovate solo nella domanda che riguarda i docenti della scuola primaria, perché questa figura esiste solo nella scuola primaria. Innanzitutto facciamo la differenza fra docente specialista e docente specializzato. Il docente specialista è quello che insegna solo inglese, che ha avuto una mobilità, ha avuto un incarico a tempo indeterminato proprio sulla lingua inglese, lingua straniera, e utilizza soltanto e insegna solo sulla lingua straniera. Mentre lo specializzato è un docente di posto comune che, avendone i titoli professionali, insegna anche inglese nella sua classe o anche in altre classi. Guardate, qui dovete fare attenzione, perché chi è che deve inserire gli anni in questi campi? Soltanto quelli che hanno prestato servizio come specialisti o come specializzati tra l'anno 92-93 e gli anni 97-98, quindi in questo range. Se l'ho prestato dopo il 97-98, non devo inserire assolutamente nulla. Quindi, che questo sia chiaro, qui capitano molto spesso degli errori, perché non essendoci il range del tempo in cui questo servizio vale, molte persone si confondono e lo inseriscono di default, ma invece lo possono inserire solamente se hanno prestato questo servizio tra l'anno 92-93 e l'anno 97-98. Andiamo invece al punteggio aggiuntivo. Questo punteggio aggiuntivo mi dà la possibilità di avere 10 punti una tantum se io, nel range temporale che va dal 2000-2001 fino al 2007-2008, non ho presentato domanda di trasferimento, oppure l'ho presentata e l'ho ritirata. Quindi qua non devo inserire niente se non un sì. Nel mio caso io lo inserisco anche se secondo l'annualità non ce la farei qui, però se mi trovo, se non ho mai fatto domande di trasferimento in quel range di temporale tra il 2000-2001 e il 2007-2008, lo posso inserire. Il sistema mi valuterà 10 punti. Andiamo al campo delle esigenze di famiglia. Però prima di parlare delle esigenze di famiglia, vi ribadisco che tutto quello che avete scritto qui, mettendo dei numeretti o mettendo sì o no, lo dovete certificare attraverso delle vostre dichiarazioni che andranno ad essere inserite nella gestione allegati. Quindi ogni cosa che avete scritto nella domanda la dovete certificare. Andiamo alle esigenze di famiglia. Come vedete, abbiamo il comune di ricongiungimento per il trasferimento, il comune dove possono essere assistiti i figli disabili o dipendenti, numero dei figli che non abbiano compiuto 6 anni di età, numero dei figli di età superiore ai 6 anni ma non superiore ai 18. Già vi preannuncio che anche in questo caso, se completate questa domanda, questo punto della domanda,
Anche questo necessita di un allegato che si chiama proprio esigenze di famiglia. Chi è che può compilare la prima parte, quella che riguarda il comune di ricongiungimento per il trasferimento? Questo lo compilano per quanto riguarda le persone sposate, devono richiedere per forza il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione. Alla parte quindi al proprio compagno con l'unione civile o al convivente di fatto. Quindi l'ordinanza ministeriale ha recepito quanto stabilito dalla legge 76 del 2016. Quindi il convivente di fatto, ma attenzione, la convivenza deve risultare da certificazione anagrafica e solo per i celibi, le persone nubili, quelle che sono separate, divorziate, si può chiedere ricongiungimento al genitore o al figlio. Se non mi trovo in questa condizione, non posso richiedere questo ricongiungimento che mi dà 6 punti. Poi abbiamo invece il comune dove possono essere assistiti i figli disabili e tossicodipendenti. Naturalmente questi figli disabili e tossicodipendenti che sono diciamo, gestiti, che si trovano all'interno di qualche centro che se ne prende cura, devono essere inseriti in questi centri e noi chiediamo il ricongiungimento nel comune, nella provincia ed esattamente nel comune dove essi si trovano. Poi abbiamo, per quanto riguarda il punto 13 e il punto 14, il numero dei figli che non abbiano compiuto 6 anni di età. Questo ha un punteggio pari a 4 punti per i figli minori di 6 anni. Vi ricordo che 6 anni si possono compiere anche dopo la scadenza della domanda, entro il 31 dicembre del 2024. E poi invece abbiamo 3 punti per tutti quei figli che hanno un'età superiore ai 6 anni, ma non hanno ancora compiuto i 18 anni. Dopo questo campo abbiamo il campo dei titoli generali. Anche in questo caso, se andiamo a compilare questa parte della domanda, dovrò sicuramente prima compilare un allegato che si chiama allegato titoli, possesso di titoli. Esempio, se io dichiaro di aver superato un concorso ordinario, mi raccomando, è molto importante, il concorso deve essere ordinario, non può essere straordinario. Gli straordinari non ti danno diritto a questo punteggio che, come vedete, non ha un numero, ecco, dovete soltanto inserire no o sì. Quindi, se avete superato un concorso ordinario che deve essere che deve essere stato utilizzato per avere accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livelli pari o superiori a quello di appartenenza, che significa che se io sono docente di scuola primaria, ho superato un concorso per la scuola primaria, come nel mio caso, metto sì, ma se invece ho superato un concorso ordinario per scuola dell'infanzia, non posso inserirlo in questo campo, perché il concorso ordinario per la scuola dell'infanzia non è pari o superiore, ma è inferiore e quindi non potrei inserirlo. Nel mio caso io lo inserisco perché io ho superato un concorso ordinario ormai nel lontano 91. Qui inserisco i numeri di diploma di specializzazione. Ne posso inserire solo uno, come vedete, conseguiti in corsi post laurea, quindi lo devo aver conseguito solamente se ho una laurea. Mi dà 5 punti in più rispetto ai miei punti già accumulati. Invece, numeri di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo attualmente necessario per l'accesso al ruolo. Qui inserirò tutti i diplomi che non mi sono serviti per accedere al mio attuale ruolo. Se per esempio ho
come nel mio caso, ho avuto accesso al ruolo come docente di scuola primaria grazie a un diploma magistrale ante 2001-2002 e ho un diploma ISEF, non nel mio caso, io inserirò questo diploma ISEF, quindi uno, lo metterò qui e il sistema mi riconoscerà 3 punti. Stessa cosa se ho un diploma accademico di primo livello, stessa cosa se ho una laurea triennale. Però attenzione, laurea triennale non deve essere una laurea triennale che mi ha permesso di conseguire poi una laurea magistrale. Se io ho una laurea triennale, che è stato il primo step che mi ha permesso di avere poi una laurea magistrale, non la posso inserire perché la andrò a inserire direttamente nel punto successivo. Qui invece inserisco tutti i corsi di perfezionamento, master di durata non inferiore ad un anno. Vi ricordo che a decorrere dall'anno accademico 2005-2006 valgono soltanto i corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU. Ognuno di questi vale un punto. Ecco qui, questo invece è il possesso della laurea, quindi se io ho una laurea vecchio ordinamento, ho una laurea magistrale, ho una laurea specialistica che non mi è servita per avere l'attuale ruolo, io la posso inserire qui e il sistema mi darà 5 punti. Quindi nel mio caso io la inserisco perché io sono diventata docente su scuola primaria grazie al diploma magistrale, ma ho anche una laurea che mi permette di insegnare nelle scuole superiori, nel mio caso in A018, una laurea magistrale e quindi io la inserisco come ulteriore titolo, mi vale 5 punti. Potrò inserire anche il dottorato di ricerca e mi vale 5 punti. Qui non, vedete, non metto il numero, quindi vuol dire che ne vale uno solo, quindi metterò sì se ce l'ho, eppure lascerò no se non ce l'ho. Frequenza di corsi di aggiornamento di formazione linguistica, questo lo trovate solamente nella domanda della scuola primaria, non lo trovate anche nelle altre domande. E quindi in questo caso si tratta di tutti quei corsi di aggiornamento di formazione linguistica che all'epoca erano fatti dall'IRSA e adesso sono fatti dall'INDIRE, che ti permettono, che ti hanno permesso di insegnare poi lingua inglese nella scuola primaria. In questo caso anche qui da un punto. Quindi nel mio caso io metto sì perché io l'ho frequentato. Numero di partecipazione agli esami di Stato. Anche questo molto spesso viene inserito da persone che non ne hanno diritto. Chi è che inserisce questa voce? La inseriscono tutti quelli che hanno partecipato agli esami di Stato, ma tra l'anno 98-99 e l'anno 2000-2001. Quindi, se ho fatto gli esami di Stato l'anno scolastico 98-99, nell'anno scolastico 99-2000 e nell'anno scolastico 2000-2001, o solo in uno di questi anni lo posso inserire. Se li ho prestati prima o dopo, non devo inserire nulla perché non mi valgono. E anche in questo caso farà fede la certificazione. Ricordatevi che le autocertificazioni che voi presentate hanno un valore legale e siete responsabili di quello che dichiarate. A livello penale, se fate delle dichiarazioni mendaci, ne rispondete a livello penale. Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, con certificazione di livello C1 e con una certificazione di livello C1 del CRQ lettera L, che significa se io ho un CLIL che ho preso, quindi posso insegnare l'insegnamento in una lingua straniera, però una disciplina qualsiasi, che sia matematica o voglio dire geografia, se l'ho conseguita assieme, congiuntamente con una certificazione di livello C1, vuol dire che ho fatto, oltre ad avere il C1, c'è cioè anche un corso metodologico e ho anche sostenuto una prova finale, mi verrà riconosciuto un punto. Se invece ho un B2 non certificato e ho frequentato il corso e ho superato l'esame, questa voce mi darà
titolo ad avere un punteggio di 0,5. Ribadisco che anche per quanto riguarda questa sezione devo necessariamente, se l'ho compilata, allegare un'autocertificazione. Andiamo alla sezione precedenze. Anche in questo caso, per la sezione precedenze, devo necessariamente, a maggior ragione, allegare delle autocertificazioni, nonché anche una documentazione medica, per esempio nel caso delle cure continuative o comunque rilasciate dall'INPS nel caso di 104 o di invalidità superiore al 67%. Oppure nel caso della prima precedenza, quella che vede il rientro nella scuola di precedente titolarità, dovrò congiuntamente alla compilazione di questo punto, dovrò dichiarare di essere stata perdente posto nell'ottennio e di aver sempre chiesto di rientrare nella scuola di mia titolarità. Quindi inserirò nella mia provincia Napoli, metterò una scuola, facciamo finta che sia questa, e il tipo di posto, metterò posto comune, e in questo caso dovrò dichiarare di essere stata perdente posto nella provincia di Napoli, nella scuola che ho messo a caso, in questo caso la scuola di Acerra, IC Ferraioli Siani, e che ero sul tipo di posto comune. Se ci dovesse essere un posto in quella scuola, un posto vacante disponibile, quel posto sarebbe mio perché ho la precedenza assoluta in quanto perdente posto nell'ottennio. Se invece il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti, inserirò semplicemente qui sì. E quindi andrò avanti, inserirò la certificazione, l'allegato nella quale emerge che io sono un docente non vedente, così come nel punto successivo deve emergere che sono un docente emodializzato. Attenzione alla precedenza articolo 21 della legge 104 del 92. Chi è che utilizza questa precedenza? Sono tutti quei docenti che hanno una legge 104 non necessariamente grave, quindi anche un articolo 3,1, ma hanno anche un'invalidità superiore ai 2/3, quindi un'invalidità al 67%. Nel caso in cui mi dovessi trovare in questa condizione, metterò la provincia nella quale io risiedo. Attenzione, per questi docenti è necessario che quando si andrà a inserire tutte le preferenze si inseriscano scuole che rientrano nel comune o nel distretto subcomunale dove io risiedo. Quindi se io risiedo nel comune di Pomezia dovrò inserire scuole del comune di Pomezia. Mi posso anche fermare soltanto, in questo caso è Napoli, però mettiamo caso, perché io parlo di, vi dico Pomezia perché Napoli è una città metropolitana e quindi ha distretti subcomunali. Però nel caso di un comune come Pomezia, piccolo comune, dovrei inserire alcune scuole del comune di Pomezia e poi mi potrei fermare. Nel caso in cui volessi inserire anche altre preferenze, dovrei necessariamente prima mettere la preferenza del comune, di tutto il comune di Pomezia, e poi potrei inserire solo successivamente altri tipi di preferenze, sia puntuali che sintetiche. Stessa cosa per il docente che usufruisce delle cure continuative. Attenzione,
Se io richiedo di utilizzare una precedenza per cure continuative, devo possedere una grave patologia. Una grave patologia non significa che io ho diritto ad avere una precedenza perché soffro di lombosciatalgia e quindi devo andare a fare le cure termali nel centro termale vicino a casa mia. Devo avere una grave patologia certificata e devo prestare delle cure che posso prestare solo in quello specifico comune. Anche in questo caso dovrò inserire in prima battuta il comune dove presto queste cure, dove mi vengono prestate queste cure di carattere continuativo. Attenzione però, non è che siccome io sono una docente che rientra nell'articolo 21 e poi faccio anche le cure continuative, posso mettere queste due precedenze. O metto l'una o metto l'altra. Le precedenze se ne può mettere una sola, non se ne posso mettere più di una. Va da sé che siccome c'è un diritto di prelazione rispetto alle precedenze, conviene mettere quella che sta più sopra nell'elenco. Quindi, se io ho un articolo 20, io rientro nella fattispecie dell'articolo 21, mi conviene mettere la precedenza in questo punto, non certo far riferimento alle cure continuative, perché è successiva all'articolo 21. Spero di essere stata chiara. Altro caso. Tolgo qui, altrimenti non posso inserire successivamente, è questo che riguarda tutti quei docenti che hanno sempre una disabilità personale grave, in questo caso un articolo 3,3, quindi una disabilità grave, ma non necessariamente un'invalidità superiore dei terzi. Quindi ho soltanto l'articolo 3,3, ma non ho un'invalidità. Come vedete, oppure ce l'ho, ma non è superiore dei terzi. Come vedete, è successiva alle cure continuative. Quindi se rientro nelle cure continuative per grave patologia, mi conviene mettere questo tipo di precedenza. Anche in questo caso, quando andrò a inserire le scuole che preferisco, devo inserire in prima battuta le scuole che sono nel comune dove io risiedo, posso anche chiudere così la mia domanda di mobilità. Sono costretta a inserire il comune o il distretto subcomunale solo se dopo di questa preferenza del comune o del distretto subcomunale voglio inserire altre scuole puntuali o altre scelte sintetiche di altri comuni che sono al di fuori nel mio comune di residenza. Andiamo all'altra precedenza, quella che riguarda l'articolo 33, commi 5 e 7, legge 104 del 92. Qui, come vedete, devo inserire la provincia, va bene? Immaginiamo che sia Napoli. Qui mi chiede chi assisto. Ricordiamoci che per la mobilità. Per la mobilità provinciale posso assistere figli, fratelli, sorelle o di chi ho la tutela legale, il coniuge, parte dell'unione civile o della convivenza di fatto come la certificazione anagrafica. Ma invece l'assistenza al genitore mi dà precedenza solo nell'ambito di una mobilità provinciale. Quindi se intendo spostarmi in un'altra provincia, da Napoli, da Roma a Napoli, io non potrò utilizzare la precedenza per assistenza a genitore. Non ho mai capito l'idea del perché di questa cosa, però è così. Attenzione, se io rientro nei vincoli, quindi sono un docente che rientra nei vincoli, per esempio perché sono stato assunto nell'anno scolastico 23-24, non confondiamo la deroga con la precedenza, perché la deroga mi serve per sbloccarmi, ma non mi dà per forza la precedenza. Per esempio, se io mi sblocco perché ho un figlio più piccolo di 12 anni, questo mi dà la possibilità di muovermi, ma non mi dà un diritto di precedenza. Invece, se io mi sblocco perché assisto mio figlio, oltre ad avere la deroga, ho anche diritto alla precedenza. Attenzione, se assisto mio figlio, se assisto mio figlio o mio fratello, la 104 può essere anche rivedibile. Se invece assisto il coniuge
nel provinciale o l'interprovinciale o il genitore solo nel provinciale, la 104 non deve essere rivedibile. Attenzione alle preferenze in questo caso. Nelle preferenze, quindi quando andrete a scegliere le scuole, dovrete inserire assolutamente in prima battuta il comune o il distretto subcomunale, nel caso delle città metropolitane come quella di Napoli o di Roma o di Milano, dove risiede il disabile che io assisto. Quindi non solo devo mettere delle scuole, ma devo chiudere per forza, anche se non metterò altri comuni o altri distretti subcomunali, devo chiudere per forza con il comune o con il distretto subcomunale nel quale assisto questo parente disabile. Come vedete, nelle precedenze non c'è il nonno, lo zio, il cugino e quant'altro, ma soltanto figlio, fratello, sorella, tutore legale, coniuge, parte dell'unione civile o convivenza di fatto per il provinciale e l'interprovinciale, assistenza a genitore solo nel caso di mobilità provinciale. Non posso utilizzare la precedenza, lo ribadisco, se assisto un genitore. Mi dà la possibilità di sbloccarmi con una deroga, ma non mi dà la possibilità di usufruire di una precedenza. Anche in questo caso, negli allegati, dovrò fare una mia autodichiarazione nel quale dichiaro di assistere il disabile e dovrò anche allegare tutta la documentazione medica che fa riferimento a questa disabilità del parente. Andiamo avanti. Questo invece riguarda, quest'altra precedenza riguarda il personale militare, quindi dovrò inserire naturalmente la provincia, il comune, il distretto subcomunale dove si trova il mio coniuge trasferito in quanto militare, lo dovrò mettere dovrò chiudere con il comune dove è stato trasferito questo coniuge militare. Mentre il punto successivo riguarda tutti quelli che ricoprono una carica pubblica in amministrazioni ed enti locali, anche in questo caso dovrò inserire il comune dove svolgo questa mia attività. Le altre precedenze riguardano chi rientra da un'aspettativa sindacale e le altre due riguardano quelli che per almeno 3 anni, e anche l'anno in corso vale, hanno prestato servizio o su corsi dell'istruzione e formazione dell'età adulta o presso strutture ospedaliere. Quindi hanno diritto a questa precedenza, naturalmente dovranno inserire all'interno delle loro preferenze dei codici puntuali di questo tipo di segmento scolastico, insomma. L'altro campo, posti lingua, lo trovate soltanto nella scuola primaria, quindi io inserisco, se posseggo i titoli che mi permettono di insegnare anche lingua inglese, metterò sì. E questo invece riguarda, questo punto riguarda per la provincia di Trento, il docente, ai fini del trasferimento, vedete, ho messo sì e mi si è aperta quest'altra tendina, mi dice: tu docente di scuola primaria, ribadisco, solo i docenti di scuola primaria, per la domanda di trasferimento, che opzione fai? Vuoi essere trasferito solo sul posto lingua oppure preferisci prima l'opzione sul posto comune e in subordine sul posto di lingua o preferisci prima essere trasferito eventualmente sul posto di lingua e soltanto in subordine sul posto comune? Sta a voi la scelta, quindi posto comune in genere e posto di lingua. Il docente ha ottenuto il trasferimento sul posto per l'insegnamento della lingua straniera nell'ultimo triennio? Sì e no, e scriverete sì o no. Anche in questo caso dovrete autocertificare che possedete il titolo per insegnare lingua inglese. Ricordo a tutti che non basta possedere una certificazione linguistica C2 per poter insegnare inglese. Per poter insegnare inglese nella scuola primaria
ho acquisito questa, ho acquisito perché ho fatto un corso specifico del SAE, o perché una laurea in scienze della formazione primaria, o perché ho superato la prova di lingua al concorso, o perché sono laureata in lingua. Ma non è che ho fatto un corso al British e per questo posso insegnare in lingua inglese. Assolutamente no. Scelta tipo di posto, in questo caso, vedete? Io qui, la mia casella è grigia, perché io non ho chiesto posti di sostegno. Non essendo di sostegno, questa casella è grigia. Se io avessi inserito anche punteggio, titoli, diciamo anni di servizio su sostegno, questa casella sarebbe stata editabile, cioè mi avrebbe dato la possibilità di aprirla, perché mi chiede, l'insegnante è ancora nel quinquennio? Perché vi ricordo che il docente che è stato immesso in ruolo su sostegno o che ha chiesto trasferimento su sostegno ha un vincolo di 5 anni. Prima di 5 anni non si può trasferire sul posto comune. Ordine di gradimento e tipo di posto da considerare nel trasferimento, quindi posto comune, posto lingua. Nel caso in cui avessi chiesto posto di sostegno, avrei la possibilità di inserire la mia opzione. E questo invece riguarda, indicato solo se il docente è in possesso del relativo tipo di specializzazione, posso graduare le mie scelte, sostegno udito, sostegno vista, speciale psicofisico, metto 1, 2, 3 in base a quelle che sono le mie preferenze. Ricordo che adesso i titoli di specializzazione su sostegno in genere sono sempre polivalenti. E qui invece abbiamo quelle che sono le scuole speciali a didattico speciali a didattico differenziato, quindi anche le Montessori, gli Agazzi e le Pizzigoni. Anche in questo caso dovrò dichiarare, se chiedo posti di sostegno, di avere il titolo. Questo invece riguarda le requisiti per insegnare sulle scuole ladine e di Trento. Prima di andare alle preferenze, vado a indicazione degli allegati. Come vedete qui ci sono ben 9 campi dove dovete andare a ripescare gli allegati che avete inserito precedentemente nella gestione allegati. Se voi non avete inserito nulla nella gestione allegati, prima di metter mano alla domanda, qui non troverete nulla e quindi dovrete salvare in bozza la domanda, ritornare indietro, andare nella gestione allegati, inserire l'allegato e solo successivamente ritornare nella domanda e andare a riprendere l'allegato che vi serve. Quindi per questo vi consigliavo all'inizio della diretta di procedere prima con l'inserimento degli allegati nella sezione gestione allegati. Quindi in questo caso esigenze di famiglia, precedenza per assistenza, vabbè, io ho inserito soltanto questi due. Ok, vado alle preferenze. Io posso anche, essendo scuola primaria, vedete che qui non c'è il discorso delle COE, quindi delle carte delle orarie esterne, che invece troveremo quando andremo a fare, nel mio caso, la domanda di passaggio di ruolo, o comunque i punti che trovano i docenti che sono nella scuola secondaria di primo e secondo grado, trovano anche le spunte per le cattedre orarie esterne. Nel mio caso trovo la disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera, quindi questa è valida solo per le preferenze sintetiche, cioè se io inserisco tutto un comune o tutto un distretto subcomunale e flaggo anche questa voce, vuol dire che il sistema andrà a cercare una sede per me all'interno del comune o all'interno del distretto subcomunale o all'interno della provincia, cercherà anche delle scuole ospedaliere, così come cercherà lo stesso per quanto riguarda l'istruzione per adulti nel momento in cui andasse a fregare questo punto. Andiamo ad aggiungere le preferenze. Aggiungi preferenze. Regione. Come vedete mi escono tutte le regioni. Quindi immaginiamo che io abbia intenzione di rimanere in Campania e di rimanere a Napoli. Conferma. Il sistema, come vedete, mi dà tutto il comune di Napoli, mi dà tutti i distretti del comune di Napoli, mi dà in prima battuta la provincia di Napoli che comprende tutto questo.
Quindi se io vado a Fleggare, provincia di Napoli, io me la trovo qui come prima preferenza ed è inutile che vado a Fleggare poi tutte le altre scelte, perché il sistema va in ordine rispetto a come voi avete inserito le preferenze. Quindi se voi in prima battuta avete già inserito tutta la provincia di Napoli, il sistema vi sceglierà, vi troverà una scuola vacante disponibile nell'ambito di tutta la provincia di Napoli. Nel caso della provincia di Napoli, ricordatevi che ci sono anche le piccole isole. Quindi la provincia di Napoli non si mette mai, la provincia in genere non si mette mai come prima preferenza. Il Comune di Napoli, guardate, vi faccio vedere, se io inserisco qui il Comune di Napoli, ho inserito tutto il Comune di Napoli, che vi ricordo che è una città metropolitana, e quindi come tale, se io clicco su questo più, vedete, il Comune di Napoli ha tantissimi distretti subcomunali, quindi se io, alla strada della provincia di Napoli, se io ho messo il Comune di Napoli, dopo non ha senso mettere i distretti 42, 43, 44, sarebbe una domanda fatta in maniera sbagliata, perché il distretto 43 e il distretto 44 sono già all'interno del Comune di Napoli. Avrebbe senso metterlo in questo modo, cioè io sto dicendo in questo modo il sistema, vedete, mi sono mossa con le freccette, io voglio stare nel distretto 43, se poi non trovi nessuna scuola nel distretto 43, voglio stare nel distretto 44, ma se tu non trovi nessuna scuola nel distretto 44, mi accontento in subordine di tutte le scuole che sono nel Comune di Napoli. Attenzione, se invece voglio andare anche oltre, per esempio nel distretto 25, che è fuori dal Comune di Napoli, come vedete trovo vari comuni e nell'ambito dei vari comuni, per esempio il Comune di Pozzuoli, trovo proprio la scuola specifica. Attenzione, vedete queste scuole che sono segnate con I? Vi danno un messaggio di alert, vi dicono, guardate, stai per scegliere una scuola che è indirizzata per l'istruzione per adulti. Quindi se io flaggo qua, sto chiedendo di avere il mio trasferimento anche su una scuola per adulti. Così come se flaggo qui, in quest'altro punto, dove c'è quest'altra I, sto scegliendo una scuola di una sezione ospedaliera. Ritornando alla domanda che ci è stata fatta precedentemente, se io inserisco questa scuola, la Annecchino Rodari, che sta nel comune di Pozzuoli, posso anche decidere in quale plesso me andare? No, non posso deciderlo. Io sto mettendo il flag sul codice principale della scuola. Una volta arrivata nella scuola con il codice principale, sarà il dirigente poi a utilizzarmi nel plesso che ritiene, o in base, se c'è nella contrattazione di istituto, oppure ci sono dei criteri stabiliti su proposta del collegio docenti e del consiglio di istituto, in base a questi criteri. Cosa importante, nella nostra provincia, come vedete, c'è un distretto 999. Il distretto 999 riguarda le piccole isole, Anacapri, Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Laccameno e Procida. Quindi se io intendo andare sulle isole, se intendo andare su tutte le isole, chiederò il distretto 999 e me lo trovo qui. Se invece voglio andare solo sull'isola di Ischia, flaggerò il comune di Ischia. Attenzione, anche in questo caso questa domanda è sbagliata, perché io prima ho inserito il distretto 999, quindi tutte le isole, e poi ho messo lo specifico del comune di Ischia. Non ha senso fare questo tipo di scelta. Per avere senso dovrei mettere prima Ischia da sola e poi in subordine tutte le isole della provincia. Quindi cosa sto dicendo in questo caso? Io sto dicendo, voglio andare
a Napoli, nella provincia di Napoli, voglio avere una scuola qualsiasi nel distretto 43, oppure una scuola qualsiasi nel distretto 44, oppure una scuola qualsiasi nel comune di Napoli, di tutto il comune di Napoli. Poi, superato Napoli, vorrei avere una scuola puntuale, perché mi piace, ci ho lavorato bene, è una scuola serale, vedete, NACT dice che è un istituto per un'istruzione per adulti, ci ho lavorato bene e quindi voglio questa scuola puntuale. Ricordatevi che vi bloccate per 3 anni con la scuola puntuale. Se non ottengo questa, voglio avere quest'altra scuola puntuale, mi piace l'ospedaliera. Se non ottengo questa, il terzo annecchino rodale, scuola puntuale, mi blocco per 3 anni. Cambio idea, preferisco prima il Pozzuoli 3, quindi vado sopra. Siccome mi piace Ischia, voglio andare al mare ad Ischia, preferisco Ischia, sceglimi, vedi se riesco a trovare una sede disponibile nel comune di Ischia. Se poi non trovo proprio nulla a Ischia, sceglimi una qualsiasi scuola che si trovi in tutte le isole della provincia di Napoli. E quindi qua ho fatto una scelta su Napoli, ma ciò non toglie che io potrei aggiungere in questa mia domanda anche la regione Lazio. Per esempio, mi trovo a Milano, pur di avvicinarmi voglio andare a Roma, quindi la regione Lazio, provincia di Roma. Se metto qui, se flaggo qui tutta la provincia di Roma, è inutile mettere tutto il resto. Se invece vado al comune di Roma, trovo tutti i distretti subcomunali di Roma, distretto più vicino alla stazione è il distretto 9, se flaggo qui su più trovo tutte le scuole che sono in questo distretto, come vedete ci sta c'è la I per le scuole diciamo speciali, le scuole ospedalieri o le scuole ICTP, altrimenti i codici puntuali della scuola, quindi Regina Elena, oppure metto distretto 10, poi metto comune di Roma e poi metto provincia di Roma. Come vedete il sistema mi ha messo prima la scuola puntuale e in questo caso mi blocco, poi mi ha messo distretto 10, quindi una scelta sintetica, poi mi ha messo tutto il comune di Roma che è in cui c'è sia il Regina Elena che il distretto 10. E poi in subordine ho messo tutta la provincia di Roma e potrei continuare fino alla 15ª preferenza scegliendo per esempio le Marche, la provincia di Ancona, quindi potrei andare a inserire anche tutta la provincia di Ancona o soltanto il distretto 10 della provincia di Ancona. Come vedete la preferenza è stata aggiunta e vedete che il sistema le riporta tutte e 13. Una volta arrivata alla 15ª preferenza, il sistema mi dà l'errore e mi dice: guarda, hai inserito più di 15 preferenze, quindi se vuoi inserirne altre, devi modificare le tue scelte. Una volta che avete terminato, salvate. Va bene, io ho messo le precedenze, le devo togliere perché naturalmente non le voglio queste preferenze, nessuna selezione, aspettate, nessuna selezione, salva, aspettate che qui, vabbè, provincia, speriamo che vada avanti. Una volta che salva, non sono docente, ufficio, allora, va bene. Ragazzi, aspettate un attimo, che cosa vuole? Nessuna selezione. Ah, devo togliere Napoli qui, ok. Ok, salva. Perdonate questo inghippo, guardate, calcola il punteggio. Il sistema mi dice che io ho 100 punti in base a tutto quello che ho inserito, quindi il sistema in automatico vi dà il conteggio di tutti i punti. Potete con questo pulsante visualizzare la domanda, quindi soltanto visualizzarla senza modificarla. Potete aggiornarla se avete dimenticato qualcosa, se volete modificare qualcosa.
e inviarla. Si vuole procedere con l'invio della domanda? Conferma. E il sistema dice, guarda, hai inviato la tua domanda. Naturalmente, fino alla data della scadenza, posso annullare l'invio. La domanda rimane così come l'ho fatta precedentemente, quindi non perdo tutto. Rimane congelata così come l'ho presentata precedentemente e posso accomodarla, aggiustarla così come ritengo. Velocemente, andrei andrei al passaggio di ruolo. Aspettate che devo rientrare. Andrea, Sì, sì, tranquilla, un po' facciamo velocemente questo passaggio così rispondiamo anche a qualche piccola domanda. Sono anche le domande, però... non è finito il question time. Come? Sì, sì, no, era finito, ma qua ne arrivano, cioè abbiamo proprio per fare, potrei fare 10 puntate solo sulle domande di oggi. Va bene, aspettate un attimo, acconsento, nascondi un attimo. Vai, io... Intanto ti dico che hai conseguito la laurea in mobilità, come gli diceva Paolo Pizzo. Ah sì, prima. Veramente? Conseguito la laurea dopo aver letto l'ordinanza, appunto hai conseguito la laurea, quindi sei laureata in mobilità. Tra l'altro l'ho letta anche a malincuore perché non mi piace, quindi sono stata ancora più brava. Allora, vado avanti, si vedranno i dati sensibili, te nascondi. Vai. Avanti, ecco qua. Quindi merito doppia laurea, anche l'onorem, perché ho letto un'ordinanza che non condivido e non mi piace e che è piena di errori, è piena di inesattezze, secondo me è anche piena di cose non dette che creano difficoltà, una per tutte. Se io ho vinto il concorso ordinario per lingua inglese scuola media, posso, alla luce di quello che è accaduto con il riordino delle classi di concorso e l'accorpamento, chiedere il passaggio di ruolo? Per me e per noi della WIL sì, però l'amministrazione anche su questo, l'ordinanza ministeriale anche su questo non ha fatto chiarezza e quindi per noi lo possono fare, ma sempre che l'amministrazione non dica poi, non faccia degli chiarimenti diversi. Quindi parlo del decreto ministeriale 255 del 22 dicembre, che è stato entrato in vigore dall'11 febbraio. Allora, per quanto riguarda il passaggio, mi ricordo che nel mio caso il passaggio di ruolo dovrei avere già superato l'anno di prova, nel mio caso ho già superato l'anno di prova, quindi dichiarare negli allegati di aver superato l'anno di prova nel mio ruolo attuale, nell'anno scolastico tal dei tali, mi trovavo nella scuola tal dei tali, e poi naturalmente possedere il titolo di l'abilitazione che mi consente di poter chiedere il passaggio di ruolo. Come vedete, l'anzianità è uguale, quindi la parte che riguarda l'anzianità di servizio uguale, gli anni di ruolo, gli anni di preruolo, il sostegno, il punteggio aggiuntivo, gli anni di servizio come specialista e così via. I titoli generali è uguale. Quello che cambia sono le precedenze, perché come vedete le uniche precedenze che valgono per il passaggio di ruolo sono quelle riferite ai docenti non vedenti, a quelli emodiorizzati e a quelli che sono stati utilizzati precedentemente nella classe di concorso richiesta. Naturalmente in questo caso dovrò segnare qual è la classe di concorso per la quale si richiede il passaggio, per cui il docente è in possesso dei requisiti necessari. Nel mio caso, se avessi l'abilitazione, dovrei richiedere la 018, ma avendone l'abilitazione. Nel caso in cui il candidato abbia presentato più domande di passaggio, indicare l'ordine di trattamento della domanda rispetto alle altre, numero 1. Scelta tipo di posto, qua dovrei, vedete, qui c'è soltanto posto normale, posto di sostegno, o nel quinquennio se è sostegno. E poi, questi sono i requisiti della lingua di insegnamento diversa. Le preferenze, come vedete, sono uguali a quelle di cui ho parlato precedentemente, però a differenza di quello che è accaduto per la scuola primaria, come vedete, qui vi è anche la possibilità di flaggare la disponibilità all'insegnamento sulle scuole serali,
all'insegnamento dei licei europei, e poi l'aspirante qui può richiedere anche cattedre orarie nello stesso comune, quindi non presto servizio tutte le 18 ore nella stessa scuola dello stesso, cioè nella stessa scuola, ma in scuole diverse dello stesso comune. In questo caso io non so se la scuola, facciamo un esempio, io inserisco la scuola Ugo Foscolo, non so se fraggando questa dicitura, non so se questa scuola ha tutte le ore nel comune dell'Augo Foscolo, oppure ha, scusatemi, è bene riprendere un attimo le fila, perché mi creo confusione. L'aspirante richiede anche cattedre orarie nello stesso comune, oppure cattedre orarie anche tra diversi comuni. Cosa vuol dire? Che se io flaggo questa dicitura, vuol dire che io richiedo cattedre orarie esterne solo se si trovano nello stesso comune. Quindi nel caso di Pomezia oppure nel caso di Napoli, chiedo cattedre orarie solo nell'ambito dello stesso comune. Se invece flaggo quest'altra voce, vuol dire che io, pur di avere questo trasferimento, sono disposto anche a trasferirmi su una cattedra che non è tutta nella stessa scuola, ma una cattedra oraria esterna in comuni diversi. Per esempio nel comune di Pagoli e con completamento nel comune di Pozzuoli. Ma non posso sapere in questa fase, ecco per questo era il quid pro quo precedente, non posso sapere in questa fase dove andrò a completare. Ecco, non posso sapere se la cattedra oraria esterna nella quale verrò trasferito in questo momento a quale scuola viene abbinata per l'eventuale completamento. E anche qui abbiamo l'indicazione degli allegati. Quindi se li avete inseriti li trovate, se non li avete inseriti non li trovate. Vado a salvare, 27 non sono valide, cosa che ho inserito? Titoli generali, precedenze, non va, scelta tipo di posto, a posto normale, ok, salva. A indicare almeno una preferenza, quindi inserisco una preferenza, io pur di avere questo passaggio, scelgo qualsiasi scuola della provincia di Napoli, quindi senza perdere tempo, inserisco la precedenza. E anche in questo caso posso aggiornare, posso cambiare e la posso inoltrare. Scusatemi, ma avere poco tempo e avere la fretta purtroppo a volte annulla i pensieri. Assolutamente, grazie Roberto.